Ma è Crozza che imita lei o lei che imita Crozza? Molte volte ci scambiamo i ruoli, ci scambiamo i ruoli. Devo dire che ho sentito che in tutta Italia va facendo spettacoli e la gente chiede la mia imitazione, ma sicuramente quando io vedo lui in televisione mi muoio da ridere anch'io. Antonio Razzi, l'originale, diventa attore, o meglio queste sarebbero le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni. Il parlamentare abruzzese più imitato del momento infatti potrebbe essere il protagonista di un film diretto da un noto regista della commedia all'italiana. Pare che la prossima settimana, sempre secondo voci, Razzi sia stato invitato a Roma ad un incontro informale con il regista Sergio Martino, al quale parteciperebbe anche Lino Banfi. Ma c'è di più. Il film Top Secret, la trama, potrebbe avere come guest star, a parte Razzi ovvio, Robert De Niro. Lanciatissimo Antonio Razzi, abruzzese doc di Giuliano Teatino, 40 anni all'estero per lavoro, ora fedelissimo di Berlusconi, del quale tesse lodi e ieri, alla luce dell'assoluzione dell'ex cavaliere per il processo Ruby, ha espresso parole di soddisfazione. Penso che lì c'è stato la verità che è venuta a gallo, e questo fa piacere non solo a me, ripeto, ma sicuramente anche a lei e a tutti i telespettatori che oggi, che sicuramente sono felici anche loro di questa soluzione, perché Berlusconi è un grande imprenditore, un grande conosciuto in tutto il mondo, e magari se veniva condannato facevamo ridere il mondo. E sulla difficile situazione internazionale che si sta vivendo in questi giorni. Io, conoscendo il presidente Berlusconi, glielo dovrebbe ridare non un passaporto ma due passaporti e mandarlo addirittura in missione proprio per riappacificare questi paesi, specialmente nel Medio Oriente, ma specialmente anche lì in Ucraina, visto che l'amicizia che c'è con Putin, sicuramente solo lui riuscirà a far fare la pace a tutti questi paesi. Grazie.